Ciao a tutti turetti e benvenuti in questo nuovissimo test mod. Oggi sono qui per presentarvi questo man e un altro man che è un pack appunto di Forbidden Modding, un modder che diciamo che non crea molto da zero, però fa edit di mezzi originali. Infatti questo qui deriva dal man originale di gioco. Allora abbiamo questo man e il Fliegel che è diventato uno Schwarzmuller, e qui abbiamo l'altro man, diciamo la versione tandem, con questo rimorchietto che può essere collegato anche a dei trattori, e qua si è girato indietro. Comunque, partendo da questo rimorchietto, come vedete ci sono i cavi dinamici, i tubi olio pneumatici dinamici, come i cavoli si chiamano, comunque sono dinamici. Appunto, se voi li collegate a questo trattore, che è sempre una sua creazione, è stato aggiunto lo script qua del trattore, vedete. Ok, era già acceso, l'ho spento. Comunque, se adesso noi ci piazziamo qua, praticamente voi vedrete che i cavi si collegano giustamente. Esatto, vedete, adesso io sterzo e restano lì dove sono. Adesso aspettate che lo ripiazzo qua. Comunque, abbiamo la bellezza di due rimorchi, che sarebbero questo qua e quello per camion, e poi due camion, tra cui un camion solo motrice, l'altro anche con il rimorchio da legname, appunto un pack per legname. Dovrebbero pesare intorno ai 60 mega il totale, e qua se volete potete collegargli un altro carretto. Allora avete la possibilità con Z, parlando di questo rimorchio, ok, con Z di iniziare l'autoload, poi con la O selezionate il lato. Vabbè, in questo caso è un po' in controsenso perché vedete, cambia il side, perché io ho attivato la mod dal sviluppatore, e in pratica così posso rimuovere gli ad. Comunque la toglierò, questa modalità sviluppatore, soprattutto quella dell'ad, che con O mi toglie gli ad, vedete. Poi con L allacciamo i nastri, che ne abbiamo 3, poi volendo potete andare anche a lato, fate così, vi avvicinate, e con R li staccate e li attivate. Comunque, come vedete, si muove un po' questo carro e non è molto stabile. Adesso in questo caso li sleghiamo, ok, poi risaliamo sul nostro trattore. Con B invece abbiamo l'autoload, no scusate, unload era scaricamento, mi sono confuso io, autoload è il caricamento automatico con B. Adesso lo stoppiamo, ok, adesso ci piazziamo qua, lo sganciamo lì e ci lasciamo qua il trattore. Anche questo qui è una sua creazione, cioè un edit, è una serie 500 della Fend. Adesso prendiamo il nostro trattore, spegniamo un attimo i lampeggianti. Questo qui ha anche la gru, mentre quello non ha nessuna gru come rimorchio. Adesso non so se sulla gru, non ho ancora provato, ma forse ci dà la possibilità di di aggiungere l'omino. Come vedete, collegato. Adesso vediamo un po' di fare qualche manovra, molto comodo, ve lo consiglio veramente per una mappa forestale. Lasciamolo qua e guardiamo un po' i tasti. Allora, selezionando il camion abbiamo le stesse funzioni, in più abbiamo la possibilità di muovere la gru. Con X appunto possiamo estrarre i piedini di supporto per averlo un po' più stabile. Adesso qui non ho ancora visto, però esatto, c'è la collision, vedete, è bloccata la pinza. Lì non riusciamo a girarci perché c'è una collision, dovete prima alzarla. Appunto anche questo hanno le collision, ma questo no forse. No, qui non c'è nessuna collision. Comunque il carro, la collision non vi fa uscire i tronchi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a salire qua dietro. Vabbè, la stessa cosa. Andiamo con le visuali, abbiamo la visuale interna che poi ritorneremo, e la visuale qua. Vediamo se c'è qualche C, ma in teoria qua no. No, no, non c'è nulla. Vabbè, la gru funziona come normalmente. Aspettate un attimo che andiamo un attimo a vedere subito come funziona. Sì, ok, ero già sul camion. Devo cambiare soltanto la visuale. Allora, start autoload, ok, già disattivato. E ok, disattivato per non iniziare subito il caricamento, che io non voglio. Allora, ho fatto i tronchi di 6 metri,
Quindi vediamo un po' se ci stanno. In teoria sì e no, ci stanno. Qua davanti forse no. Ci stanno di più i 5 metri, però vediamo. Vediamo un po'. Allora. Vabbè, ne ho pre no, ne voglio uno per ora, per vedere se ci sta proprio la misura che ho fatto. Per sicurezza, vediamo un po'. Prendiamo questo qua che ho preso prima, se riusciamo. Se riusciamo, ovviamente. Poi faccio vedere anche gli interni perché non sono affatto male. Voi avete intravisto un po' com'è, ma non avete ancora visto nulla. Ok, l'abbiamo preso. Sì, forse un po' esagerato 6 metri. No, vabbè, ci dovrebbe stare. Allora, allunghiamo un po' qua, ok. Ci dovrebbe stare e invece no. A quanto pare non sembra non starci. Quindi vi consiglio di fare un 5 metri a sto punto. Adesso vediamo. Perché se ci sta proprio preciso al millimetro. Ma non penso. Infatti no. Per sicurezza voi fate un 5 metri. Dopo proviamo se caso. E comunque avete la possibilità. Allora, ruotate un attimo. Ok, e ve lo caricate dietro. Teniamo questa visuale, ok, perfetto. Dietro sicuramente ci stanno. E fate così, tac, ed eccolo lì. Dietro appunto non c'è nessuna collision, potete farli un pochettino più lunghi. Adesso io ho il carro, diciamo che la pinza non è male. Ultimamente le pinze dei rimorchi hanno una buona presa. Adesso io me la richiudo un attimo e lasciamo qua il carretto. Anzi, lo stacco già. Rimuovo anche i piedini. Comunque è un ottimo camion. Appunto, di stare attenti alle misure perché non sempre vanno bene. Lo piazziamo di qua. E prima però voglio far vedere una piccolezza. Ah, anche questo ha i nastri. Lampeggianti attivi, poi faccio vedere nello shop la personalizzazione. Internamente, aspettate, forse anche qua fuori. Esatto, questo Forbidden Modding ha sempre emesso, cioè ultimamente sta mettendo la possibilità che alici anche esterno. Premendo Alt, aspettate, ci avviciniamo un po', ok, premendo Alt, tenendolo premuto, scusate, abbiamo la possibilità di aprire la portiera, abbiamo la possibilità di tirare giù il finestrino, si intravede un po', un pochettino, e poi stessa cosa di là, aprire, tirare giù il vetro. Ecco, un errorino che ho visto adesso è qua lo specchietto che resta. Scusate, vedete lo specchietto che resta sulla portiera. E resta lì, resta fisso questo, però boh, non c'è nulla da fare. Bisognerebbe, vedete, sulla portiera bisognerebbe muoverlo assieme alla portiera, però non c'è la funzione. Cosa molto bella, l'accensione e spegnimento del motore. Sentite un po' il suono del motore. Così l'abbiamo spento. Così si accende. Perfetto, poi con L, no scusate, con F accendiamo i fari. Guardate che bello. Ha tutte le spie, anche dei lampeggianti. Adesso spegniamo un po' di luci. Comunque vi faccio vedere le luci. La funzione con. No, questa qui è senza tutte le luci. Comunque c'è anche posteriormente. E non è male. Adesso, prima di farvi vedere questo qua giù, direi di andare allo shop. Lo trovate appunto la sua categoria a sé. Wood Transport Vehicles ed eccolo qua, avete allora il TGS 26440 SL e il 440 normale e i due Schwarzmuller, molto belli come rimorchi, anche soltanto questo ci sta parecchio bene. E allora abbiamo un costo di 185.000 euro la versione base. Potete fare l'aggancio posteriore per un altro, per il carretto, questo qua. Poi avete tre configurazioni motoristiche: 440, 640 e 540 cavalli. Colore principale potete scegliere quello che volete, di default vi dà quello rosso. Configurazione ruote standard o forestry tires. Standard sarebbero quelle stradali tutte lisce, forestry sono queste qua che abbiamo su tutti i camion che ho, anche sul Fendt ci sono queste qua forestry. Poi light equipment, questo qui, queste qui sono le light extra. Front work light sono queste qua. Poi ci sono queste back work light, non ho ben capito quali sono.
E poi ci sono all davanti e dietro. E poi senza. Noi ce l'abbiamo senza. Queste qua le abbiamo messe sull'altro man. Crane color dovrebbe essere la parte posteriore, ovvero la gru. Però non ne sono certo al 100% perché non l'ho provata. Perché i cerchioni sono qua. E poi il company logo, dopo vi farò vedere, è un logo che c'è stampato sulla portiera. Comunque la versione più potente vi arriverebbe a costare, vabbè, poi senza personalizzare lì adesso non va, comunque sui 220-225 mila. Poi abbiamo il Manti GS, questo qua, la motrice, pensavo fosse in due assi, invece è un tre assi, tanta roba. E sì, stessa cosa. Questo qui, vabbè, vi dice che va collegato a questo. Comunque le stesse cose. E aspettate, forse qualcosina in meno. Cos'è che è in meno? Configurazione motore agganci, forse. No, ci sono. Ah, un colore. Ok, il colore della gru. Non ha. Praticamente è identico. Vedete, questo qui è senza le luci superiori. E poi avete questi due rimorchi, potete aggiungergli il tipo di ruote e poi il colore dei cerchioni. Vedete anche questo, stessa cosa. Forest Tires ho messo io. Non vi costa neanche tantissimo rispetto a quello di default che è qua. Se non mi sbaglio, no, sì, eccolo qua, 17.000. Ve li consiglio veramente questi perché... Aspettate, dov'è che è? Ok, questo qui è identico, però questo qui è una bella chicca, molto, molto bello, molto utile. Ora andiamo un attimo su questo, vi faccio vedere velocemente. Avete, ecco, questo qui è il logo, e queste qua sono le luci anteriori, posteriormente... Ah, ok, ho quelle posteriori anche, guardatele qua. Rispetto alla mod, vabbè, anche questo, i cavi olio dinamici. Rispetto a quello di default avete lo scarico qua dietro, posteriormente, tanta tanta roba, mi piace come cosa. E avete questo cassone che vi dico una piccola funzionalità. Avete la possibilità di alzare questo qua, il terzo asse. Cioè non so se sarebbe questo il terzo o questo il terzo. Comunque potete alzare un asse quando siete scarichi. Altra cosa. Ah, qui abbiamo queste bandelle bianche e rosse. E anche su questo, ok. Sì, su tutti e due abbiamo il logo allora. Eccolo qua, Bayer. Bayerische Staatsforsten. Ok. Comunque tanta roba anche questo, eh. Così non è male. Ecco, guardate gli pneumatici, sono questi qua, quelli forestali. Vabbè, direi di salire a bordo, stesse funzionalità interne. Attivare gli ADO, ok. Avete, vabbè, solite camere, poi con R praticamente, vedete, vi si alzerà l'asse posteriore. No, aspettate. Devo accendere il motore e poi con R vedete vi alza l'asse. Adesso si abbassa e adesso si alza. Stesse funzionalità e altra cosa. Con V, ok, avete questa funzione che vi fa vedere questa parte, vedete? Che vi dice come vi caricherà i tronchi. Praticamente con il tasto destro del mouse andate in su e ve lo porta verso il camion, in giù, verso la fine del carro. Non ho ben capito la funzionalità comunque, perché vi indica più o meno come vi caricherà i tronchi, cioè come, sì, come li volete caricare. Se sono lunghi ve lo mettete in una maniera, altrimenti nell'altra. Però boh, non ho ben capito, poi proveremo. E niente. Poi è uguale agli altri, guardate qua che bello, la funzionalità di questi cavi molto realistici. Sì, è una cosa un po' brutta che si assottigliano parecchio, però dai, sembrano di gomma. Cioè sì, sono di gomma, però sono un po' irrealistici, ecco. Adesso spegniamo con un attimo questo e torniamo con il nostro rimorchio, lo andiamo un attimo a provare. Spegniamo anche questi lampeggianti che mi stanno dando un po' fastidio. Allora, questo qui non ha, mi pare, la funzione di quella scritta, cioè astratta, non reale, ecco, quella sorta di metro. Allora, noi andiamo qua, facciamo start autoload con la B. E vedete che ve li inizia a caricare.
Direi di stopparlo un attimo perché altrimenti è un po' un problema. Veramente tanta tanta roba questo carretto. Io non so, cioè, a me piace caricarli, però se c'è qualcosa di automatico la preferisco. Andiamo avanti ancora. Basta, basta, direi di non caricarne più. E come vedete vi siete fatti un carretto così in pochissimo tempo. Veramente tantissima roba. E sì, come vedete 6 metri sono la misura massima. Cioè, no, vabbè, volendo potete fare anche di più. Però essendo... Cioè, guardate come sono schiacciate un po' le ruote anche. Abbastanza. Ah, una cosa che non vi ho detto è che avete la scritta dietro, cioè il parafango posteriore a una banda lunga che non è fisso. Praticamente se andate avanti, cioè si muove con gli spostamenti. Veramente tanta tanta roba. E come carico direi che ci sta. Quando ritornerà la serie alpina sicuramente lo vedrete all'opera questo carro perché è veramente fantastico. Poi ritorniamo a questo e andiamo un attimo a vedere come funziona perché non l'ho ancora capito nemmeno io. Allora, direi di caricare Ragside, Start Autoload. Ah, poi vi faccio vedere lo scaricamento. Ok, qui abbiamo tronchi da 8 metri perché con la Ponse non possiamo farli più lunghi. Aspettate che vado un attimo a girarmi. Si dovete stare un po' attenti perché è difficile da far sterzare perché è lungo come carro. Allora ci piazziamo qua. Teoricamente dovrei tenerlo collegato. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa, scusate. Praticamente con il tasto sinistro, destro del mouse, no, sinistro del mouse, andando su e giù, vedete vi si alza il pianale, cioè la piattaforma dove viene collegata al pianale. Non so, dipende un po' a voi. Per sistemare un po' il carro, ecco, per non averlo troppo appoggiato, boh, non saprei veramente, non me ne intendo moltissimo. Allora, con la B facciamo start autoload e vedete che ve ricarica qua. Ve ricarica in mezzo, ok, capito. Essendo tronchi da 8 metri, adesso noi facciamo con la Oli scarichia, no, scusate, con la start autoload e come cavoli si faceva a scaricarli? Aspettate, andiamo un attimo su questo. Perché qua non mi compare più nulla. Sì, comunque ho capito co di che si tratta. Sì, non è che lo ricarica benissimo. Mi lascia tanti spazi vuoti. Però vabbè, meglio che niente. Con la Z. Li scaricate. Perfetto. Adesso noi accendiamo la V, cioè apriamo la V e 8 metri praticamente, scusate, vi arrivano qua. Sono qui gli 8 metri e voi lo lasciate qua in modo da avere, lasciate un po' di spazio, non è, come vedete, gli 8 metri non devono proprio essere contro, altrimenti non ve li carica bene. Salite sul camion, premete B. Sì, vedete, non li ha caricati benissimo. Era ancora troppo vicino, adesso lo abbassiamo. Spostiamo un attimo ancora. Indietro, ok, adesso premendo B vedete ve li carica bene in modo che volendo li caricate quelli lunghi e poi voi ancora sbagliato voi vi spostate tutto di qua. Adesso vi faccio vedere, qua premiamo R, ok, adesso è impossibile che risulti questa cosa perché mi dà 4 metri, i tronchi sono da 6. Comunque potreste capire lo stesso che adesso io mi metto qua, premo B, me li carica dietro. No, devo fare il giro. Dargli l'altra parte. Perché altrimenti se fosse stato come nell'altro carro, quel carro diciamo la, con l'altro rimorchio ve li carica solo in mezzo. Qui invece avete la possibilità di metterlo tutto davanti e tutto dietro. Oppure anche in mezzo. Con B, vedete, ve li carica lì. Se adesso viene una cosa molto brutta perché praticamente ho già su questi e vi dà 4 metri, noi ce l'abbiamo da 6. No, sì, sono da 6, quindi in teoria non dovevano arrivare qua, però doveva stare più fuori. Però più fuori non ce li lascia mettere. Quindi fa niente, fa niente. Benissimo.
Vediamo un attimo, ok. Io ragazzi spero tantissimo che questa mod vi sia piaciuta, fatemeli scaricare un attimo con la Z unload. Perfetto. Spero appunto che vi sia piaciuta. C'è la cosa che mi è piaciuta di più a me, sinceramente, questo carretto e il tandem, ecco, il man, questo qua. Comunque, fatemi sapere nei commenti che ve ne pare. Ditemi secondo voi merita, secondo me veramente merita tantissimo. E io direi che in questi giorni vi porterò altri test mod perché non ho moltissimo tempo da dedicare alle serie, perché non ci sarò proprio a casa. E altra cosa, arriverà un altro video su queste mod forestali, perché ho trovato un'altra bella mod che merita di essere presentata. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti d'oretti. E tra l'altro ci vediamo tra poco con la serie su Euro Truck. Ciao a tutti d'oretti.